strani rumori nella notte vi disturbano? Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta? Vi è capitato di vedere spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate ancora. Prendete la cornetta e chiamate i professionisti. Chiamate gli Acchiappafantasmi. Siamo pronti a credere in voi. Opportunità di franchising. Chiamateci. Russell, sei dalle parti dell'ala orientale? Sì. Alla nuova mostra su Gotham? Sì, perché? Qualcosa ti sta venendo incontro. Aspetta. Ho sentito qualcosa. Vado a dare un'occhiata. Vuoi sapere una cosa inquietante? Leggevo di quello Shandor, il tizio che ha donato la roba su Gozer. Era un fanatico dell'occulto. Sai, soprannaturale. Un tipo strano. Ah! Perché non ne parliamo in un altro momento? Qualunque altro momento. Oh, cripio. Lei non può stare qui. Ferma! Fantasmi? La sua infestazione è dovuta a un'apparizione, un poltergeist, un fantasma, una furia, un succube, un demone, uno spettro, un'anima in pena o... casa? Una... se vuole evocare un parente morto per chiedergli la combinazione della cassaforte dovrà rivolgersi a qualcun altro. Sì, beh, altrettanto a lei. Ehi, il nuovo cadetto! Benvenuto! Potrebbe essere un po' pericoloso. Il pericolo è il nostro mestiere. Cominceremo con una capacità del 50%. Dovrebbe ridurre al minimo ustioni o danni ai tessuti. Ehi, se devi bruciare dei tessuti, usa quelli del ragazzo. Non usare Ray. L'ipoteca è a suo nome. Penso che abbia ragione. Come hai detto che ti chiami? Niente nomi, Ray. Non voglio affezionarmi troppo. Sai come non si sa mai. Ti ricordi cosa è successo al ragazzo di prima? Messa a punto completata. Sentirai un formicolio. Bene. Abbiamo preparato un rigoroso addestramento per insegnarti le principali funzioni del tuo equipaggiamento. Ci vuole un po' per padroneggiare le abilità richieste, ma ne vale decisamente la pena. Siamo stati noi? No, non credo. Ray? Sarà stato un impulso di energia PSA. Considerevole. Una convulsione necromantica incanalata e centralizzata di settimo livello o più. Sì, verifichiamo i parametri del campo elettromagnetico. Temo di conoscere già la risposta, ma ve lo chiederò comunque. Questa roba di settimo livello è una cosa brutta o molto brutta? Su una scala da 1 a 10 direi che... Fammi indovinare, è un 7. Diciamo che ci darà un bel da fare. Non nel senso buono del termine. È così, Ray? Attenti! Slimer è scappato di nuovo! No, aspetta! Torna qui! Eccolo lì. Per qualche strano motivo è attratto dalla griglia di contenimento. Da quando hai aggiunto il visore all'unità ne è affascinato. Ok, piano ora, cadetto. Ti spiegherò ogni cosa. Usa il flusso protonico per attirare la sua attenzione. No, no, l'unità di contenimento! Stai disintegrando uno strumento di eccezionale sensibilità. Ops, ne hai fatto uscire uno. È colpa mia. Oggi pomeriggio ho messo a punto la guarnizione interspaziale. La giusto mentre voi le riprendete. Questo funzionerà benissimo, visto che hai già indossato lo zaino, è il momento giusto per allenarsi. Con le giuste precauzioni Slimer è innocuo. Ah, più o meno. Il suo amichetto però... Ok, allora andiamo a prenderlo. Non temere per l'unità di contenimento. Quando usi il flusso protonico per la prima volta è facile entusiasmarsi. Eagle l'aggiusterà in un attimo.
prima che la situazione ci fugga di mano. Familiarizza con lo zaino protonico. Quando sarai là fuori, sarai il tuo migliore amico. Le informazioni che ti servono sono visualizzate sullo zaino. Da qui puoi controllare le tue condizioni fisiche. Se la sezione verde della barra è piena, hai energia per sopportare molti danni e rimanere in piedi. Questa barra indica la temperatura. Se arriva al massimo, fai raffreddare lo zaino per evitare che vada in corto e si spezzi. In genere, la cattura di un fantasma è un'operazione lineare. Ci sono tre fasi: indebolimento, cattura e intrappolamento. Primo, bombarda il fantasma per esaurirne l'energia. Ehi, vai così! Vedi quello strato sul fantasma? Indica l'accumulo di energia psicocinetica. Man mano che disperdi l'energia, si affievolisce. Abbiamo perso Slimer. Eccolo! Bah, io che pensavo che Slimer fosse disgustoso. Molto bene, hai capito tutto. Seconda fase, la cattura. Con questo controllo emetti manualmente un flusso di cattura o di trascinamento. Lo zaino rileva quando un fantasma è abbastanza debole e seleziona automaticamente il flusso di cattura. Va là dentro e lancia un flusso di cattura su quella postura. Fantastico, ce l'hai fatta! Appena il fantasma è nel flusso di cattura, l'indicatore comincia pian piano a caricare. Per accelerare i tempi di caricamento dell'indicatore, trascina il fantasma catturato da una parte e dall'altra. Vai così, guarda il fantasma. Così, perfetto! Bene, stagli addosso e tieni lì. Il fantasma ha ancora energia per dibattersi, è dura trascinarlo in trappola. Devi ammorbidirlo ancora. Ma così! Terza fase, l'intrappolamento. Ci vuole qualcosa in cui rinchiudere. Vedi il segnale luminoso proveniente dalla trappola chiusa? Qualunque cosa tu faccia, tienilo dentro al corpo. Sei grande, cadetto. Prometti bene. Ah, ricorda di recuperare la trappola. Li hai presi? Ah, siamo a metà lavoro. Slimer è scappato, ma il nostro cadetto ha messo nel sacco il primo. Un cliente davvero tosto. Ah, sta molto attento a non incrociare i flussi. Ricordati, mai incrociare i flussi. Tassativamente. E ti assicuro che fa parecchio male. Ehi, com'è che tutta la roba nuova finisce al pivello? È il nostro nuovo addetto all'equipaggiamento sperimentale. E ha pure una qualifica altisonante. Significa che deve portarsi in giro pericolosissime apparecchiature non collaudate che lo spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Ah, lui è il testone che porta in giro quei pericolosissimi prototipi che ci spedirebbero nel New Jersey se esplodessero. Grazie. Tieniti pure il titolo, ragazzo, te lo sei guadagnato. Dove andiamo, Ray? Al Sedgwick Hotel. È lì che quell'aborto di tubero andrà. Giusto. Dove si è manifestato la prima volta? Beh, lì il buffet è ottimo. È proprio ottimo. Non appena Winston torna dal teatro, digli che lo aspettiamo per cena al nostro tavolo al Sedgwick. Ehi tu, tocca a te, bello. Stanotte ti addestrerai sul campo. Cerca di non distruggere tutta quanta Manhattan. A quello pensiamo noi. Quel disgustoso bioccolo verde sta di nuovo facendo a pezzi il 12° piano. Esigo un rimborso immediato! Signore, se legge le clausole sulla nostra fattura... Fatture. Giusto, fatture. Vedrà che la garanzia sulle reinfestazioni è scaduta un po' di... Doveva accettare l'estensione dell'assistenza. Rilevo degli interessanti picchi di energia psicocinetica. Pare che i fenomeni non siano limitati al 12° piano. Vorrei esplorare meglio l'edificio. Bene, scopri tutto il possibile. Quel mostriciattolo verde non ci darà troppi problemi. Oh, salve, signorina. È al sicuro adesso. Sono arrivati gli acchiappafantasmi. Smamma, buffone. Non pensarci neanche. Quell'approccio non funziona quasi mai con me. Più tardi ti spiego perché. Ok, Yasuo. Tieniti pronto. Dottor Stance, se ne occupa lei. È un onore, dottor Venkman. Nel nuovo contratto con la città ci siamo impegnati a spegnere gli zaini nelle aree affollate. E in quelle ristrette. Riduce i rischi per la città e soddisfa l'ordine restrittivo richiesto dalla cameriera. Che razza di mondo! Spari un flusso di particelle a elevata carica a qualcuno e quello ti fa causa.
È lui! Fantastico! Ci beccheremo un'altra denuncia. Occhio! Contatto! Ok, tocca a noi. Prima lo stanchiamo e poi lo catturiamo. A questo serve il raggio protonico. Avanti, andiamo! Peter! No, questo film l'ho già visto, so come va a finire. Ma voi due divertitevi, eh? Io sorveglierò gli ascensori e scorterò le signore fino alle loro stanze. Sì, ok. E questo segnale sembra proprio la sfuggente entità alla quale stai dando la caccia. Il misuratore lampeggia ed emette un ronzio quando rileva un segnale. L'ectovisore è collegato al rilevatore di energia. Potrei vedere fenomeni altrimenti invisibili quando ne rilevi una traccia. Tracce di fantasmi, aloni di oggetti e altri eventi simili. Quando la barra centrale è al massimo, stai andando nella direzione giusta. Quando è a zero, sei su una pista morta. Allinea l'obiettivo col cerchio piccolo per una migliore scansione. Ok, ora ci sei. Fai una scansione. Ben fatto! Il rosso indica che c'è un fantasma nascosto, il verde un'anomalia paranormale nell'area, il blu un campione attivo. Pochino. Pochino. Attenzione. Fare una buona scansione è come prendere una buona istantanea. Se ti imbatti in un'entità furiosa, tieni premuto il pulsante di scansione. Attento. Oh, è passato da qui di sicuro. Un campione attivo è qualcosa da raccogliere, come un manufatto maledetto. Via. Ray, non mi sento bene! Rispondi, Peter. Stai bene? Oh, oh, uomo a terra. Abbiamo un uomo a terra. Via, via, via! Andiamo, muoviti. Vediamo di accelerare un po', eh? Scatta, cadetto! L'hanno ricoperto di melma. Di nuovo! Vieni qui e dagli una mano, ok? Ma com'è potuto succedere? Stavo sorvegliando gli ascensori. Quel calzone mutante mi ha preso alle spalle. Mi ha rovinato un'altra volta. Quando uno di noi viene ferito, gli altri vanno a dargli una mano. Il nostro è un lavoro di squadra. Ah, no, amico mio. Quello era prima che mi inzaccherasse. Adesso la parola d'ordine è vendetta. Dovete venire immediatamente. Il nostro esperimento scientifico residente sta distruggendo la lobby e non è solo. Altri fantasmi? Ma avevamo disinfestato questo hotel 5 anni fa. Ogni giorno muore qualcuno. Ok, Slimer, ti sei già divertito. L'ascensore è up limits. Egon, rispondi. Potremmo essere bloccati in ascensore. Ci serve aiuto? Bloccati, eh? Beh, vediamo. Siamo bloccati, siamo bloccati, siamo bloccati. Ray, ragazzi, che ne dite? Siamo ufficialmente bloccati? Per alzata di mano. Sta arrivando. Prendilo, Ray! Serve aiuto. Mi deludi sempre, Ray, lo sai? Onda d'urto di energia psicocinetica convulsiva ha scatenato il caos. Guarda com'è ridotta la lobby. Possiamo chiamare Winston e dirgli che la sua serata libera è finita? Ce ne sono altri! Ah!
sono separati. Seguimi, Ray. Gli altri stanno tornando al piano di sopra. Venkman, voi due tirate in trappola Slimer il più in fretta possibile. A giudicare da questi picchi non sarà un semplice intervento di disinfestazione. Diventa proprio prepotente quando non fai riposino. Aspetta un po'. Quello è prosciutto al forno e quella è costata di manzo. Lì, la sala da ballo Alhambra si sarà affiondato sul buffet. Assolutamente no, no, non potete entrare. Tra mezz'ora inizierà il ricevimento dei Rodriguez. Scommetto che il cibo è ottimo. E avete già fatto abbastanza. Sono sicuro che quella... cosa... se ne andrà. Io sono disposto a rischiare. Non potete entrare lì dentro. Non aggiunga altro, ce ne andiamo. Pausa caffè, ragazzi. I nostri servizi non sono più richiesti. L'Alhambra è off limits, a quanto pare. Col cavolo. Nessuno può inzaccherare Peter Venkman due volte e farla franca. Ce l'hai il grembiule? Prenderemo una scorciatoia attraverso la cucina. L'Alhambra dovrebbe essere proprio qui. C'è nessuno? Chef! Ok, campione. Va avanti tu per un po'. Non toccate la melma, è melmosa ed estremamente pericolosa. Dovrei essermi abituato a certe cose. Niente panico, molte cucine hanno fiamme pilota ad accensione automatica. Occhio! Per intrappolarlo devi afferrarlo e per afferrarlo devi usare l'altra funzione del cannello a neutroni, il flusso di cattura. Non devi far altro che tirare questa robaccia dappertutto. A ripulire ci penserà qualcun altro. Mi pare che quel tizio avesse menzionato il ricevimento dei Rodriguez. Vai che mangiasse un po' di insalata. Io ti copro le spalle, tu colpiscilo fino a stordirlo e poi afferralo. Perfetto, hai visto? Wow, così impara quello schifoso sacco di melma a infognare Peter Venkman. E anche te, certo. Forse le tovaglie un po' stropicciate, ma a parte quello, è tutto pronto per la festa dei Rodriguez. La sala Alhambra? Il bar? Cosa avete fatto? Gli invitati dei Rodriguez saranno qui tra un quarto d'ora! E quale sarebbe il tuo problema? Grazie a me e alla nuova recluta che mi è stata assegnata, i festeggiamenti potranno svolgersi in un ambiente libero dai fantasmi. Quindi, ma si figuri. Eh? E ai Rodriguez, tanti auguri dagli acchiappafantasmi.
gentili a farvi vivi. Avete preso l'aborto di tubero? Ray, dobbiamo fare una bella chiacchierata col Civello. O quando crescerà avremo dei seri problemi di disciplina. Oh, attento, la tua iniziazione è finita. Devi darci una mano, abbiamo un paio di spiriti cocciuti e fastidiosi. Guai in vista! Bravo, hai imparato in fretta, hai trappolato bene. Come è andato? Visto? Non è stato poi così difficile, no? Chi pagherà per tutto questo? Non si preoccupi, signore. Il sindaco è stato eletto grazie alla sua posizione pro acchiappa fantasmi. Le spese per le disinfestazioni sono a carico dell'amministrazione comunale. Meno fantasmi a New York, più turisti a New York. No, per i danni! Il sindaco e l'amministrazione cittadina hanno stipulato una polizza che copre tutti i danni. Mi sembra di sentire ostilità nell'aria. Forse possiamo semplicemente lasciarle qui i fantasmi e andarcene, signore. No! No! Ma vi prego, discrezione. Discrezione è la nostra parola d'ordine. Occhio! Wow, e questo da dove è sbucato? Dovremmo andare a cercarlo, a meno che non vogliate discuterne. Va col dottor Spengler, cadetto. Dà un'occhiata al pescatore inviperito. Di qua, va verso il piano di sopra. Tieni la trappola! Ehi, per caso c'è una vasca traboccante lassù? Più precisamente, una vasca da 7000 metri cubi piena d'acqua di mare protonicamente carica e... cetrioli di mare. Ray, hai parlato alla recluta dell'entità del varco semidimensionale? Questo tipo di ambiente altamente agitato è favorevole alla formazione di apparizioni. Bella mossa. Sei proprio la persona giusta per questo lavoro. Hai fatto a pezzi l'intera ala di un hotel a 5 stelle di New York in meno di 3 ore. Tua madre e io siamo così fieri. Giusto, Egon? Ha trovato qualcosa. Seguiamo il segnale. Egon? Ray? Una cosa del genere non l'avevamo mai vista, vero? È la prima volta che lo vedo. È un animatore di antropomorfo ad elevata focalizzazione. Un'entità che attira a sé oggetti familiari per manifestare materialmente la sua razza. Prendendo forza, continuate a colpire. Caccialo via! Ah!
tagliato da coltelli e forchette volanti. Ma quando coltelli e forchette si trasformano in un gigante infuriato, mi piace ancora di meno. Ordinaria amministrazione. Avete sentito Zedmore? Quanto mi sei mancato, lieto che tu ce l'abbia fatta. Com'era la Ida? Ci siamo arrangiati con questo nuovo esemplare. Ci ho messo più di 4 ore, Peter. Il traffico era alquanto congestionato. Aspetta, conosco questo tonfo. Weston, cosa vedi lì fuori? È grande, pulito, morbido e bianco. E non mi piacerà per niente. No, non è possibile. Non ora, non qui. Di nuovo! Non sono stato io stavolta. Concentrati, Ray. Cosa abbiamo a disposizione per fermarlo? Ray, non dovevi completare l'installazione del Super Gabbio oggi? Il Super Gabbio? Sembra non collaudato, rischioso ed eccitante. Ci sto. Funzionerà. Contro gli scagnozzi di un dio? Non è male questo. Ma in teoria suppongo sì. Ma la trappola a muoni di questa capacità non è mai stata usata e neppure provata prima d'ora. Il che ovviamente non ci impedirà di usarla, giusto? Avanti! Il suo residuo si sta arrivando! L'uomo della pubblicità dei marshmallow sta covando per lì! Ehi, altri guai in arrivo! Più vapore a razza di quinta classe è in arrivo! Poi, prepara la trappola a muoni! Accendo la trappola a muoni! Oh sì, la mia canzone preferita, accendi la trappola a muoni! Butta i fantasmi che catturi nel super gabbio. Lascia perdere l'unità portatile. Avevate paura da lì, ma ora siete peggio. Che schifo! Ma non ce l'avete il sapore nell'altilà? Eccezionale! Sua mi cammino male. Sto rilevando qualcosa di significativo. Dietro di noi. Che cos'è? Un battere di ali? Sesta cosa. Tanti buchi. Prendilo e stendilo, Piragino. Fantasmi e gargoyle. Fantasmi e gargoyle. Era un gioco. Lo facevamo sempre quando ero in seminario. Fantasmi e gargoyle. Cosa facciamo? Non si vaporizza abbastanza in fretta. Ce n'è troppo. Dannazione, adesso che avevamo una buona mente. Io pensavo che tirare per Manhattan fosse già molto difficile. Qualcuno ha qualche idea? Ora da quella parte non ci passiamo più. Tagliamo per questo vicolo. Potremmo sbucargli davanti. Troviamo il modo di aggirare questo casino. Tocca a te oppure a Eagle, Ray o Winston. Ne ho avuto abbastanza della parata di Marshmallow. Vediamo di trovare una scorciatoia. Vieni con me. Terrone fresco di bucato.
Ecco come faremo. Quel serbatoio perde benzina, ce n'è dappertutto. È molto pericoloso, amico. Volevo prima fare un collaudo, ma dal momento che questa misura di sicurezza è stata accantonata, sappi che ho modificato il cannello a neutroni, che rilascia normalmente il flusso di particelle. Wow, quest'anno il Natale arriva prima! Prima di cosa? Quest'anno hanno cominciato col Natale prima di Halloween. Babbo Natale è venuto a casa mia vestito da Dracula. Dovresti usare i dardi ai bosoni. È meglio che restiate indietro. Quanto esattamente? Molto, molto. Ho ancora le sopracciglia. La solita vecchia storia. Avevo detto molto indietro. Ben fatto. Ottimo lavoro, ragazzo. Già, della benzina infiammabile. Serve una chiappa fantastica. Per essere un ciccione è decisamente sfuggente. Dovresti appenderti un campanellino al collo. Scansione completa. Buona idea. Meglio dare un'occhiata indietro. Vuoi dire che non siamo soli? Già. Questi sono schemi di flusso insoliti. Ehi, aspetta. Non toccare. È quello che pensavo. Melma nera. La melma nera è un residuo ectoplasmatico in forma pericolosa. Tossica per il corpo e per l'anima. Molto pericolosa. Igon e io non abbiamo sviluppato tute e stivali isolanti per proteggerci dagli effetti psicocinetici negativi di questa roba, quindi attenzione. In altre parole, le macchie non vengono più. Times Square, risanamento post-urbano, tutto in ordine. Quanto mi piace. Ma non è quello? È ben visibile. Egon, quanto dobbiamo avvicinarci per schiaffarlo in trappola? Molto più vicino di così. E adesso che fa? Sta cercando qualcosa. Sta cercando qualcosa o qualcuno? Come vedete alle mie spalle le strade sono nel caos più totale. Le autorità fanno il possibile per contenere il panico e mantenere l'ordine. Qui sono tutti impazziti! L'uomo della pubblicità dei marshmallow, la stella della popolare trasmissione per bambini, ha perso il controllo! Questo non è il personaggio che tutti amiamo! Sono arrivati gli acchiappafantasmi che riporteranno la situazione alla normalità! È danneggiato! Devo aggiustarlo o non avremo chance! Dobbiamo andare da qui a là, il nostro ragazzone non deve trovare quello che sta cercando! Ottima strategia ma pericolosa, il terreno è completamente scoperto! Amico, pare che tocchi sempre a noi due. Attraversiamo Times Square e entriamo nell'edificio dell'uomo dei marshmallow. Voi ragazzi tenetelo lontano se potete. Sa che sei lì, Ray, e non credo gli piaccia. Già, ti avvisti. Vai avanti. Stai alla larga da quei piedi, ti ridurranno in gelatina. Colpiscilo coi dardi ai bosoni. Ottimo bosone, lo ha stordito per bene. Ora, oltre a fargli sentire le campane, facciamogli vedere anche le stelle. Ecco che arriva, manovra evasiva. Stammi vicino e tieniti più che puoi lontano da lui. Stai prendendo il caffè? Batman sta prendendo il caffè? Indeboliscilo col tuo dardi ai bosoni. Stai in guardia. Seguimi, svegli. Attiralo qua giù. Da quella parte.
bene, acchiappa fantasmi! È una turbolenza meditativa di quinto livello! I professionisti sono qui! Uscite tutti in strada! Non fate movimenti bruschi! Cosa vi ha... Oh oh, quello che stava cercando non si trovava ai piani bassi. Andiamo, dobbiamo raggiungere i piani alti. Pierre, sale. Ho fatto una pozzetta. Proprio te, prossimo. Tranquillo, ci occupiamo di vapori tossici tutti i giorni. Usciamo a pranzo, hai detto. Restiamo in ufficio, hai detto. Staremo più tranquilli, hai detto. Sei licenziato. Hai ragione. Sapendo che le nostre vite sarebbero state in pericolo, ho pensato... Ehi, fai in modo di restare intrappolato con Mark in ascensore! Scusate. Restami vicino, ragazzo. Sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Ah, l'ho mancato. Oh oh, niente movimenti bruschi. Ok, questa calma improvvisa. La tua energia si sta esaurendo. Sono nei condotti dell'aria! Non lasciare che ti accerchi. Ah, sono coperto di poltiglia di mini marshmallow. L'uomo dei marshmallow fa gli straordinari per generare quei piccoli. Come adolescenti in piena tempesta ormonale che fanno bisboccia dopo gli esami. Bel colpo! Ah! Pronto a diventare un eroe? Bankman, vieni presto! Qui è tutto sotto sopra. Mancano interi pezzi dell'edificio. Devi venire subito qui. È bello sentirsi desiderati, ma queste zollette di zucchero mi hanno bloccato. Non riesco a liberarmene. Sono disgustose e dannose per la salute. Non ti ho detto che qui c'è una splendida donna in difficoltà? Vengo subito. Si va in scena. No! Aiutatemi! Ora si calmi, signorina. Niente movimenti bruschi. È tutto sotto controllo. Movimenti bruschi! Movimenti bruschi! Mettiti a riparo. Wow! Dai un'occhiata, ragazzo. Che vista, eh? Manhattan, quanto mi piace. Ehi, fulmine di guerra, dobbiamo andare. Ok, c'è il dottor Bankman, andrà tutto bene. Non hai rovesciato il caffè, vero Peter? No, Ray, io ho preso il caffè per tutti. Ma quei mostri lo hanno rovesciato. E poi, che diavolo sono quei cosi? Era una manifestazione di Gozer. Sì, probabilmente. Potrebbe essere. Forse. Vuoi che prenda la strada più breve o quella panoramica? Alle signore la scelta. C'è una scala di qui. Andiamo. Però, grazie a sottopressione. Mi piacciono le donne... Fate così. Ok, lumacone, io e te facciamo in fretta e piano, prima che il nostro morbidone si accorga di noi. Penso che il morbidone ci senta fin troppo bene, Ray.
non si esce più. Beh, per un secondo è stato un buon piano. Ok, riflettiamo. Cosa faceva la gente prima che inventassero le scale? Usava delle corde? O saltava da una pietra all'altra? Allora saliamo sul tetto. Ah! Ehi là, salve! L'uomo dei marshmallow ci ha visti. Via, via! Quella parte. Andiamo! Andiamo! Niente panico, ma abbiamo perso l'uomo della pubblicità dei marshmallow. Il segnale è forte. Natura nell'attenzione. Così si fa. Ottimo lavoro, ragazzi. Ah! Ce n'è per tutti, dalla 54esima strada alla quinta. Buona festa del ringraziamento. Ecco fatto! Il marinaio grosso e cattivo che vola? No! No, quasi non ce l'ha fatta. Ehi, Ray, se tre tizi, grandi come un dito, riuscissero a farti precipitare dal 30° piano e tu dovessi risalire in cima per fargliela pagare, saresti arrabbiato, vero, con quei tre piccoletti? Io schiumerei di rabbia. E avresti anche un eccesso di zuccheri. Quel gigantesco omone bianco e blu, pupazzo o coso? Sì, insomma, sta tornando e si sta arrampicando. Sono impressionato dalla sua agilità, dato che non ha neppure un osso in corpo. Ottimo, il supercambio è di nuovo in funzione e anche l'Ecto 1. Ci riposizioniamo. Potete trattenerlo per qualche minuto. Se qualche significa meno di uno, allora si può fare. Ehi, pensavi fosse la pausa a caffè? Niente paura, ti teniamo! Mentre sei là, dai un altro colpetto a Mr. Dolcezza. Tutto bene lì, bello? Bene? È tutto imbracato e ti chiamiamo stretto per la vendita. Eccolo che arriva! L'azione del boss in persona! Il mondo gioco lo compatto di mare! Ragazzi, al massimo. Ha ragione, la tua assicurazione sulla vita sarà attiva solo tra 89 giorni. Ci sono altri aiutanti. Quanti ne può generare? Da quasi 100 metri quadrati di marshmallow? Probabilmente 60. Così è avviato. Tu che ne pensi, Ray? Hai visto le corde, Bobbo? Agli l'ultimo colpo e ce ne andiamo tutti a casa. Hai ucciso il mio dessert! Il tabellone dice acchiappa fantasmi 2, gozer il gozeriano 0. Secondo me qui c'è un campione pronto per la serie A. Ray, Peter, ci siamo! La trappola è pronta per catturare l'uomo dei marshmallow. Ma dov'è? È quella puzza bianca che stai attraversando. Siete arrivati un pelo in ritardo, Egon, ma è bello sapere che la trappola funziona ancora. Immagino di dovervi la vita. È pulita. Come ti senti? Molto bene, considerando tutto quello che è successo. Fin qui è il solito lavoro del cavolo.
Sai, io non dimentico mai una faccia attaccata a un corpo del genere. Ci siamo incontrati qualche ora fa all'Hotel Sedgwick. E tu mi hai completamente ignorato. Mi chiamo Elissa, dottoressa Elissa Selwyn. E io, dottor Peter Venkman. E loro sono Egon, Ray, Winston e... lui lo sai. Gli acchiappa fantasmi. Hai già avuto a che fare con questo tipo di varco temporale quantistico? Un che cosa? Si chiama arco, un impulso di energia mediana. In effetti sì, ero nel museo. E un lampo di luce blu ha attraversato l'edificio e poi mi sono ritrovata davanti a una stanza del 13° piano di un vecchio albergo. Il Sedgwick. A Sedgwick non c'è un 13° piano. Mi attirava come una calamita. Mi sentivo come immersa in un sogno profondo. Rinvenuta, sono corsa qui. Qui? È un ufficio temporaneo per quando sono in città. Sono venuta per delle ricerche dopo essermi svegliata. Vieni nel nostro laboratorio. Potremo farti dei test e altre domande. La prima è facile. Ti porto al Thai, messicano o italiano? Wow, dottor Venkman! Notevole, quasi 45 secondi senza dire niente di caustico. Possiamo provare ad arrivare al minuto? Una dottoressa, e che dottoressa? Sogno. Questo è un sogno. Allora com'è che sai tutte queste cose su Gozer? Perché sono specializzata in cultura e architettura mesopotamiche. In particolar modo sumera, e più precisamente gozeriana. Mi hanno invitata a curare la mostra su Gozer che verrà inaugurata domani al Museo di Storia Naturale. Tu sai che anche noi abbiamo dei trascorsi con Gozer? Sì, lo so. Gozer non era nessuno prima di incontrare noi, una divinità di serie Z. Noi lo abbiamo reso famoso. Ma il fatto che non ci abbiano invitati all'inaugurazione è una svista, giusto? Io non c'entro nulla con questo. No, signori, ho deciso io. E posso assicurarvi che non si è trattato di una svista. A proposito, avete visite? Grazie, Janine. Sei davvero preziosa. Walter Peck. Non ti avevo riconosciuto senza il fondoschiena del sindaco attaccato alla lingua. Ok, rimettetelo nelle mutande, gente. Chiedo scusa. Dottoressa Selwyn, si sente bene? Credo di sì. Sono preoccupata per la mostra. Ma sta scherzando! Una pubblicità del genere è impagabile! La curatrice della mostra su Gozer! L'esperta raccomandata da Peck viene attaccata la notte prima dell'inaugurazione da Gozer stesso! Ah, ditemi, era proprio Gozer, vero? Gozer si è manifestato in una forma familiare che aveva già usato prima, l'uomo dei marshmallow, ma questa volta il fenomeno è stato molto meno potente. Ciò che volevo sapere, grazie! Andiamo, Jock, come ti è venuto in mente di portare qui? Oh, ho tossito al momento sbagliato. Ascoltate, facciamo così. D'ora in poi, voi ragazzi lavorerete assieme a Peck. Cosa? Ma neanche per sogno. Impossibile. La città vi ha procurato almeno una decina di contratti tra penitenziari, tribunali e moli. Volete espandere l'attività? Prendere qualche lavoro dalla contea, dallo Stato? Mi va bene. Siete stati preziosi per la mia campagna elettorale. Si dice che sia stato eletto grazie al nostro supporto. Ma non ufficialmente. Comunque, dopo tutti i danni che avete causato di recente, il Consiglio Comunale ha deciso di sorvegliarvi per un periodo di almeno 6 mesi. Presentiamo i rapporti in tempo. Non ci serve nessuna supervisione extra. Sei una sagoma, Venkman. Sei sempre stato il mio preferito. È qui che entra in gioco Peck. Lui è noioso, è uno fissato con i regolamenti. In altri termini, la persona ideale per questo lavoro. Il nuovo capo della Cocodè. Cocodè? L'ultima disinfestazione ha lasciato gli edifici del centro ricoperti da una appiccicosissima patina di cristalli di saccarosio, signore. Raccomando una sospensione immediata della licenza. Non esagerare, Peck. Porta avanti la tua indagine se devi, ma per ora mi basta che tu li tenga d'occhio e informi il mio ufficio. Ma ricorda, se loro perdono il lavoro, accadrà anche a te. Avete bisogno gli uni degli altri. Grandioso. Un'ironica proporzione, non credi? Mulligan, andiamo. Sto parlando sul serio, Venkman. Allora, siamo intesi? È un modo per tutelarci. Voi volete più lavori dal governo, io voglio essere rieletto e Peck un feudo su cui regnare. Rispettate le regole. Semplice. Ognuno di noi avrà quel che vuole, compreso il Consiglio Comunale. Ok, domani è il gran giorno, Elissa. Si riposi.
Allora, adesso che siamo tutti amici, ci invitate all'inaugurazione della mostra? No, direi di no. Ma ci rivedremo presto. Contateci. Ray e io abbiamo parlato. E pensiamo di dare un'occhiata al museo. Quello che è accaduto stanotte è iniziato lì. D'accordo, mi sacrifico io. Resto con Elissa. Voi andate con Winston e la recluta. Io sarò la sua guardia del corpo. E con Peck? In teoria dovremmo informarlo di ciò che facciamo. Dite che dobbiamo proprio? Sintonizzati. Ed è un altro spettrale avvistamento che ha lasciato senza parole lo stato della biblioteca pubblica di New York. La signora in grigio. Prendiamola sul serio questa volta. Via! Che facciamo col museo? Si trova lì da 104 anni, dove vuoi che vada? Ah, la vostra fissa sulla signora in grigio è folle. Lo sapete, vero? Ci ha fatto sembrare degli idioti, ma ora basta. Digli che siamo al museo, ci vedremo. Che folle! A Bankman piacerebbe molto. Il capitano McMahon del 12° ha parlato di un fenomeno in grande stile, a fuochi d'artificio. Ora sembra tutto tranquillo. Forse. Ma qui fuori non c'erano due leoni? Controlla le valenze. Interessante. Ray, dà un'occhiata qui. Ah, porca miseria. Ehi, cadetto, devi vedere questo. State indietro. State attenti, eccoli. Due animatori a figura intera. Andiamo, seguiamoli. Hai sentito, Stan? Andiamo. Una coppia di animatori di seconda classe. Non li ho mai visti operare insieme. Sono davvero agitati. Accendiamo gli timing. Molto bene. Adesso calma. Mancato, dannazione. Scusa, Zed. Cosa ne dite di avvertire prima la prossima volta, eh? È una bestia, Ray. Inseguiamolo. Winston, controlla il prossimo passaggio. Vedi se ha qualche amico. Devo uscire da una stanza infestata, non chiedo di meglio. Ehi, cadetto! Quando usi il cono d'urto devi avvicinarti il più possibile. È molto potente, ma i suoi effetti si disperdono con la distanza. È un prototipo e vi chiedo prudenza, va trattato con la massima cura. Lo statiflusso rallenta temporaneamente le entità paranormali. Se mantieni il flusso sul bersaglio a lungo, puoi anche arrestarlo completamente. Vedi se c'è un segnale. Attento, tieni sollevato il rilevatore di energia, gli animatori sono ovunque. Ehi, il burtone è schizzato oltre quell'angolo. È il cadetto, guarda! Emanazioni forti, ma senza una fonte diretta. Lo abbiamo seguito fin qui, ma ci ha seminati. Rilevo un'anomalia molto intensa. Oh, arriva qualcosa di grosso. Quello è un bel esemplare di trente bidimensionale di sesto. Egon, ti ho detto che hai avuto una bella idea a salire in galleria? La sua energia viene da un unico oggetto focale. Ecco il punto focale, catturalo! L'hai preso, fantastico! Accidenti. Quanta energia psicocinetica ci vuole per raccogliere e animare un'entità come quella? Un sacco di energia molto arrabbiata.
È stato facile, no? Aspetta, non così in fretta. Qui rilevo dei flussi importanti. Penso che sia lei. Sì, sì, è lei. Eleanor Tweedy, la bibliotecaria. Guardate, è là. Ci vediamo vicino alla porta che dà sulle scale. È andata giù da quella parte. Winston, guarda se al piano di sopra l'altro fantasma è tornato. Ricevuto. Ti ho ordinato di tacere. Che strega. Rilevatore pronto. E cercate di fare piano. Oh, wow! Una levitazione stabilizzante completa. Direi che ci siamo vicini. Ray. Fai qualcosa? Sì, ho qualcosa. Proprio qui. Oh, e continua a farlo. È lei, la signora in grigio, il primo fantasma che abbiamo acchiappato. Quanto vorrei che Venkman fosse qui. Sicuramente Venkman non la pensa così. Calma adesso. È un tipo molto scontroso. Dannazione, l'abbiamo persa. Andiamo, taglieremo la strada. Questi valori sono del tutto anomali. Devo preparare le nuove gambe. Siamo praticamente in una pergola a pressione di ghiaccio. Tenetevi pronti. Questa parte, questo. Cos'è stato? Basta restare vicini, disponiamoci a ventaglio. Un approccio flessibile, Ray. Ci sono due spiriti ostili che vagano in questa zona. Da quel che sappiamo sono due. La temperatura sta calando, evento imminente, preparatevi. Ragazzi, sono nell'emeroteca, sto guardando una pila di vecchi ritagli di giornale. Parlano tutti di Edmund Hoover, meglio conosciuto come il collezionista. Va avanti. Questo tizio ha una storia che dovreste conoscere. Era un collezionista di libri rari che ha sedotto la capo bibliotecaria, una certa Eleanor Tweedy. La signora in grigio? Secondo me, sì. Bene, ragazzi, qui è un mortorio, in senso buono, intendo. Voi state bene? Dovremo riparlarne. Dove ti trovi? Io sono in una galleria buia. Avanzo rapidamente verso una luce intensa. Sciamanti di prima classe, fastidiosi ma combustibili. Abbiamo disturbato i calabroni. Non è molto amichevole. E ora dov'è quell'animatore di quinta classe? Quella carampana è qui. Prendi un previsto. Ottimo lavoro. Non è stato facile. Complimenti, Ray. Ma io sono vicino alle collezioni speciali. Qui c'è qualcuno che tu vorresti tanto rivedere. Stiamo arrivando! Tieni d'occhio gli agitati. Se non stai attento ti stropicci. Tutto bene? Tenete gli occhi aperti, sta alzando la posta.
Grazie per l'avvertimento, Ray, ma non capisco quello che dici. Dovrai accontentarti della nostra parola. Facciamo una scansione. Eccola. Ora silenzio. Procuriamoci una scansione come si deve. L'ho mancata, Ray. Ripeti. E basta con questo shh. Beh, almeno ci stiamo avvicinando. Non ho sentito una parola, Ray. Ray! Winston, dove diavolo sei? Nella sezione periodici. Controllo il tabellino dei Knicks. Perché? Parlaci ancora del collezionista, Winston. Qui dice che il collezionista sfruttava la signora in grigio per rubare libri rari. E in particolare uno noto come il codice gozzeriano. Grande. Già, e quando lei lo ha capito, lo ha mollato. Niente male. Non proprio. Alla fine l'ha uccisa. Oh. Lei è stata solo la prima, ma ha ucciso ancora. E lasciami indovinare. Collezionava corpi così come collezionava libri. Esatto, perspicace, Ray. E sentite anche questa. Prima della condanna disse che sarebbe tornato come Azzetlor, tipo una divinità, per curare la biblioteca e i libri della sua collezione. Un topo di biblioteca? A me ricorda più un topo di fogna. Ok, non dico che è un brutto segno, ma di sicuro non è buono. Grigio! Il male passa su. L'hai sentito? È qui da qualche parte. Sono dei bambini. Cosa dicono? Bye. Hai indovinato, campione. È proprio qui, collezioni speciali. Queste stanze sono piene di volumi rari e preziosi. Ok. Lei è qui dentro con Igor. Silenzio! Quasi. Mamma mia. Allora, dove è andata? Fuori le valenze. Deve aver lasciato una traccia da qualche parte. Porca miseria. È qui! Sì, controlla. Sei tu uno spiffero. Oh, forte. Passaggi segreti. Che meraviglia. Non sapevo dell'esistenza di quest'area. Pare che non lo sapessero neanche i custodi in servizio negli ultimi 80 anni. Guardatevi attorno. Ci vorrebbe un mese per catalogare questi libri. Attenzione a non formulare proponimenti avventati, lei. Wow, guardate. Ray, non sono affatto sicuro che sia la cosa migliore da fare. Ehi, deve essere una trappola. Bentornato, Ray. Previsto. Cristo.
Oh, oh, hanno degli amici. Comincio ad avere dei dubbi sull'integrità strutturale di questo sotterraneo. Si sposta di nuovo! Laggiù a sinistra! Adesso scherzo per due volte. Autorizzazione massiccia. Adesso le corde. Avanti. Via aperto. Questa sottostruttura non è stabile. Il soffitto potrebbe caderci addosso. L'esperimento con la sonda cerebrale funziona, sei un chiaro veggente! No, ho visto che le colonne portanti incendio. Serve una trappola a muro. Mamma mia. Da brivido. Buio pistole. E anche un. Fantastico. Spero non abbiate ferite aperte. Siamo esposti al rischio di infezioni necrotizzanti. La porta ha un lucchetto elettrico. Cerca di trovare l'interruttore. La recluta l'ha trovato. Bene. Chiedo se sia una buona idea essere nell'acqua fino alle ginocchia. Non è durato granché. Fanno del Trent bidimensionale di sesto livello. Mi associo. Meno male che c'erano solo dei vecchi libri in cui potesse manifestarsi. Tutto bene, recluta? Andiamo avanti. Allegro. Bel posto. Qui non potrebbe succedere niente di male. Eccola! Ai fianchi! Non può scappare! Eccetto la grana. Come dovrebbe funzionare un attacco ai fianchi? Vediamo la signora in grigio prima che diventi pericolosa. Bisognava pensare alla finestra, lei. Non possiamo seguirla attraverso la grata. C'è un altro modo. Chi hai trovato qui, Joe? Bravo! Spengler! Il ragazzo ha trovato l'uscita. C'è un nuovo dispositivo sullo zaino. LSDP, sistema di distribuzione del plasma. In pratica è una versione modificata dal vecchio Soffiamelma Mark II. I banchi di plasma sono ora integrati nello zaino protonico. Usano una coltura ectoplasmatica che danneggia le entità, annulla l'effetto caustico della melma nera e rivela le strutture eteree residenti in questo piano, altrimenti invisibili.
Per usare il soffiamelma basta puntarlo e sparare. Neutralizzerà qualsiasi piazza di melma nera attiva. E poi chiuderà qualunque portale aperto. Visto? Melma neutralizzata. La nostra scorciatoia privata per l'inferno. Comodo. Strano posto. Chissà se è qui che il collezionista ha ucciso la bibliotecaria. Suppongo sia molto probabile. Quel libro emette una grande quantità di energia. Tocca a te, killer. Vai a prenderlo. Presa molto bene, meglio di quanto pensassi. La cosa ha un senso se la sua energia spirituale residua è legata al libro. Il codice gozeriano, giusto? La sua eco deve essere stata liberata dopo che l'abbiamo preso. E lei se n'è andata. Penso che l'abbiamo aiutata nel trapasso. E lei è appena trapassata. Oh no. Le stanno generando uno scudo. Nico, innaffia quei cosi, innaffiali. I leggine stanno generando uno scudo. Ecco fatto, non può rigenerare la gabbia. Continua a colpire i leggine. Lo scudo con i codici, per prima cosa elimina quelli. Perfetto, ora attacchiamo direttamente la bibliotecaria. Lancerò un tuffo di cattura. Che strano, non è stato difficile come pensavo. Stavo pensando la stessa cosa. È stato fin troppo facile, come se volesse farci avere il codice. Sì, come se volesse farci devastare questa stanza. Ma perché? Portale interdimensionale. Dalla quinta alla quarta, un intero mondo di fantasmi. Me lo sogno dai tempi della scuola. È tutto nel Monarchia Demon. Fantastico, il mondo dei fantasmi. Non ti esaltare, Ray. Penso l'abbia fatto per farci incontrare una sua vecchia conoscenza. Beh, se dobbiamo. Non abbiamo scelta, è l'unica via d'uscita. Tu, va avanti. Tranquillo, lo facciamo tutte le volte. Così questa è la biblioteca pubblica vista dall'altro lato di un portale interdimensionale. È una delle infinite potenziali configurazioni. Voglio dire, in teoria. Beh, questa sembra tanto la configurazione gozeriana. Melma nera, fa attenzione. Avanti, andiamo! Sulla testa e colpite i portali. Uno di questi dovrà portarci fuori. Metodo scientifico, vero Ray? Gli inquilini sono irrequieti. Ma di certo si sono accorti di noi.
Beh, è stato imbarazzante. Ray, penso che questi eventi siano correlati tra loro. La mostra gozzeriana, l'immane impulso energetico, l'hotel Sedgwick, il ritorno dell'uomo della pubblicità dei Marshmallow. Già. Sì, anche questo. Tutto porta a un unico punto di origine. Elissa. Elissa. Pensi che c'entri in qualche modo? Certo, anche se forse non intenzionalmente. Recluta, sei ancora lì? Sta attento, gli specchi non sono ciò che sembrano. Ho fatto già due volte con questo, quindi deve essere un altro. No, no, quello no. Ho un'idea migliore. Questo. Lo schema comincia ad avere un senso. Penso che l'uscita non sia lontana. Oh oh, allarme spiriti. Occhi aperti, ragazzi, ovunque voi siate. Totalmente invertita. Ok, sono passato. Manda un segnale, così possiamo seguirti. Ci provo, ma non so se funzionerà. L'ultimo portale che ho varcato era in cima a una lunga scalinata. Sono uscito anch'io. Ehi, campione, ti aspettiamo qui. Cerca la lunga scalinata. Il portale di uscita è in cima alla scala. Non fermarti, amico. Non vogliamo restare intrappolati qui. Si faccia chiamare al Zetloro. Ehi, cadetto, stai bene? Sembra che si stia avvicinando. Vuoi raggiungere quel portale in cima alle scale? L'ambientino è proprio di mio gusto. Ma speravo che il portale ci avrebbe riportato alla biblioteca. In effetti siamo tornati alla biblioteca. La membrana dimensionale deve essere molto sottile qui. Ci stanno trattenendo. Il collezionista. Già, Azetlor vuole arricchire la sua collezione e probabilmente non vuole che ci portiamo via il codice gozzeriano. Ah sì? E cosa ci può fare un topo di biblioteca squilibrato? Da vivo ho ucciso Eleanor Twitty per questo libro e altre persone per coprire il delitto. Ehi, collezionista, abbiamo il tuo libro. Hai qualcosa da dire? Ah, è dietro di me, vero? Sì, hai attirato la sua attenzione, Ray. Oh no! Resiste al mio flusso protonico! Guarda, la sua faccia è protetta dalla melma nera! Deve essere la chiave! Ehi, ragazzo, aziona il cannello e annaffialo! Dobbiamo rimuovere la melma nera dalla maschera. Usa il soffia melma, ragazzo! Dai, ripulisci! Aiutami ad acchiapparlo! Siamo fatta! Oh no, abbiamo svegliato il
suo lato curioso. Mettilo alle corde, concentrati sull'occhio. Non ha nulla per difendersi dal flusso protonico. Abbiamo sistemato. Addio, Azetlow. Dobbiamo uscire da qui. C'è un nuovo portale qua dietro. Deve essere l'uscita. Ragazzi! Ragazzi, dove siete? Forza, recluta! Ma dove eravate finiti? Sono andato su e giù per la biblioteca, chiamando, cercandovi. Sparito! In una versione alternativa della biblioteca abbiamo superato un portale interdimensionale e qui abbiamo affrontato un mostro di 12 metri fatto di preziosi pezzi antichi per rubare un libro magico. Ah, beh, si spiega tutto. Se risuccede, scrivetemelo. Ray, questo ti dice qualcosa? Non c'era la prima volta che siamo passati. Che cos'è? Non ne ho idea, ma qualunque cosa sia, penso che l'abbiamo spento. Pensate ciò che penso io? Una bella margherita a doppio mozzarella, eh? Magari dopo. Ora devo tornare al laboratorio per dare un'occhiata a questo codice. E analizzare i dati che abbiamo raccolto. Ci serviranno quando andremo al museo. Un trancio al volo? Per la recluta? E dobbiamo scoprire cos'è questo. Vada per il takeaway. Ancora. Una lettura interessante, ma nulla riguardo a quello. Conosco quel simbolo. Come? Appare a volte nella magia rituale sumera e anche su una delle statuette prestate al museo. Cosa rappresenta? È solo un simbolo, un sentiero che porta verso un grande potere. Molti dei miei colleghi ritengono che sia un'antica costellazione. Non ne ho mai vista una così. E sì che ho fatto l'indovino alle fiere. Ma davvero? E avevi il turbante? No, no. Un mantello di velluto con delle lune, roba di classe. Senti questa. Il codice indica che per incanalare l'energia verso una forma distruggitore ci vuole una specie di sistema di alimentazione. Come l'uomo dei marshmallow? È interamente possibile che ci sia un collegamento tra quel sistema e questo schema. È possibile. Hai detto che i manufatti gozzeriani esposti al museo sono stati prestati. Da chi? Da Ivo Shandor, l'architetto. O meglio, dalla fondazione Shandor. Ha il controllo di quel che resta del patrimonio di Shandor. Ivo era un appassionato collezionista di manufatti gozzeriani. Quando parli di Ivo Shandor, l'architetto, ti riferisci a Ivo Shandor, il maniaco omicida, vero? Lo stavo studiando quando Gozer mi ha attaccato. Lo studio di Shandor ha realizzato numerosi progetti in tutta la città tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Compreso il palazzo di Dana Barrett su Central Park West. Ah, quello con l'antenna extradimensionale che ha attirato Gozer nel nostro mondo per poterlo distruggere? La vista sul parco non era male. Sì, ma ha curato anche il restauro di edifici esistenti e di numerose opere pubbliche. Ci furono proteste. Molti ritenevano che i lavori non fossero necessari. Fammi indovinare. Si è occupato del restauro della biblioteca pubblica sulla Quinta Strada. Esatto. E di quelli del Museo di Storia Naturale. Le ultime apparizioni, le attività paranormali localizzate, i vichinghi che cantano. Sono tutti collegati a Shandor e a questo schema. Dovremmo avvisare il sindaco. Non so, non farebbe altro che spedirci contro Peck. Voi dovreste dare un'occhiata al museo. Il sindaco sarà al museo stasera per il ricevimento organizzato per l'inaugurazione. E ci sarò anch'io, è ovvio. Elissa, con te non ci si annoia mai. Uno spezzato andrà bene, non ho lo smoking. Stai scherzando? Lui vuole che restiate ad almeno 3 isolati dal museo stanotte. Teme che mettiate a disagio i contribuenti. E poi ci sarà anche Peck al ricevimento. Ok. Egon starà qui e analizzerà i dati raccolti in biblioteca. Noi entreremo dalla porta di servizio del museo senza farci notare. Peter sarà a ricevimento con Elisa e si farà notare da Peck. Così noi potremo esaminare con calma il resto dell'edificio. Mi piace questo piano, è così stupido che funzionerà per forza. Il, ti porterò dei fiori per il vestito. Sì, siamo appena arrivati nella zona di carico. Distrai Peck, noi entriamo a curiosare. Ok, mi sacrificherò per la squadra. Nessun segno del curatore. Secondo Elissa ci avrebbe aspettato qui. Ah,
un possessore. Forse. Sembrava un settimo livello, o anche più. Una volta non ci toccavano fantasmi di seconda classe, solo ogni tanto di terza. Che cosa gli è successo? Quelli erano facili. Ah, i bei vecchi tempi. Ho più paura che smuova le acque da queste parti. Mi aspetto di vederla prima di quanto non voglia. Ehi là? Ah, dottor Rutherford. Zed, ti presento il vice curatore del museo. Quella cosa terribile, se n'è andata? Sì, se n'è andata. Lei sta bene? Oh sì, credo di sì. Sono un vostro fan. Vi ho persino assoldato per il compleanno di mia figlia un paio d'anni fa. Davvero? Beh, potremmo farle avere un adesivo, una spilla, una tazza, una t-shirt una volta finito qui. Oh, sarebbe magnifico. Seguitemi. Passeremo dal nostro dipartimento di restauro. Dovrà passare attraverso me. Potete aiutarlo? Annaffialo, ragazzo! Fantastico! Voi ragazzi siete davvero bravi! Voilà! Esorcismi di fusione in pillole. È più lucido di uno a cui gira la testa e vomita zuppa di piselli. Si riprenderà? Come ti senti, Ray? Asabasa? Asabusa? Bosa Wazasho? Si riprenderà tra un secondo. Dopo di lei. Oh no, se questo posto è posseduto da possessori, dobbiamo trovare subito Peter. Venkman, abbiamo trovato il curatore. Ora ci dirigiamo verso la mostra di Gozer. Oh, ho tante cose da farvi vedere. Da dove comincio? Da quando hanno cominciato ad allestire quella mostra è successo di tutto. Ehi là, salve. Sai, Peter, Ray è stato posseduto ancora. Ah, Zed! Prima dovrai passare attraverso di me. Sì, così ha detto. Come un cucciolo, è sempre il primo giorno. No, no, no! Voglio che gli acchiappafantasmi siano cacciati fuori immediatamente! Dov'è il sindaco, Peck? Ho delle notizie per lui e una foto. Il sindaco è indisposto adesso. Quello che volevate dire a lui, lo direte a me. Niente da fare, Peck Bello. Questa faccenda è per Jock e solo per lui, quindi dobbiamo aspettare che si risponga. Guardie, portateli via. Risoluti e con forza. Ragazzi? Quelle buone, alla fine spariscono. Cosa diavolo sta succedendo qui? Hanno preso pezzi! Pare proprio di sì. Io so cosa no. Male, vero? Bisogna far uscire tutto. Li sbatterò tutti al carcere di massima sicurezza per questo. Ehi, dacci un taglio. E tu parli sempre. Oh, oh, mi sa che si mette male. Coinciva! Entra. Aspetti un attimo. Ehi, guarda!
Ok, voi cercate Elisa. State attenti, vado alla sala di sicurezza. Mi piace questo piano. Regolerò le telecamere per creare una triangolazione sui monitor da cui parlarvi. A dopo, Ray. Andiamo, ragazzi. A dopo, ragazzi. Dottor Rutherford vuole condurmi alla sala di sicurezza? Bankman! Tirami giù da qui! Non credo che quel tizio voglia essere gentile con lei. È un'imboscata di manichini! Non perdere tempo a cercare di catturarli! Falli a pezzi! Quello non era certo mortale. Facciamo un po' di baccano? Sbrigati prima che scappino! Andiamo al ponte! Winston ha detto, andiamo al ponte? Ragazzi, che ci fate laggiù? Smetti di scherzare e pensa alle telecamere! Ray! Ehi, vedi dove sono andati? Non siamo ancora nella sala di sicurezza. Questo posto è un vero bazar. Sì, non c'è dubbio! Ittiti, Mennoniti, Fenici, Babilonesi, Assiri... Mesopotami. Sumeri. Si sta inventando tutto! È quel tipo di informazione che apprendi senza rendertene conto. Peter, mi ricevi? Tesoro, che stai facendo? Ragazzi, siamo nella sala di sicurezza. È successo di tutto qui. È stata sabotata. Melmanera dappertutto. Solo qualche telecamera è ancora in funzione. Quando hai un minuto libero, apri il cancello 3487, tanto per divertirci un po'. Dammi un attimo. Oh, siamo sotto attacco. Ci sentiamo dopo. Alla larga dai possessori. La seconda smorch. George H. Clamp. Froga, froga. Dottor Rutherford, sei ancora lì? Può andare a prendere il dottor Stenz? Ok, mi sono scrollato di dosso col possessore. Ho trovato un'altra sala di sicurezza. Ma non trovo più il dottor Rutherford. Devo averlo spaventato. Non sei piacevole quando sei posseduto, Ray. Per niente. Vi vedo nelle telecamere. Dovreste raggiungere la mostra della guerra civile. Elisa è appena passata di là. Ok, ricevuto, grazie. Cerchiamo di superarla al più presto e... Già, neanch'io penso che possiamo scherzare. Pensavo positivo, tutto. Delle forti interferenze sul monitor. Siete nei guai, ragazzi? Non poteva essere la rivoluzione americana o la guerra delle due rose. Magari anche la guerra della droga. No, doveva essere questo. Pronti! Mai stato peggio in vita mia. In arrivo! In arrivo! State sopra di te! Vorrei che questa trappola avesse una finestra come quelle sfere che girando le nevica. Vediamo se riuscite a combattere dentro questa minuscola trappola. Sì, hanno avuto delle perdite. Arrivando! Siamo nell'ufficio della sicurezza. Le telecamere vi inquadrano. Non c'è traccia di Elisa o dei suoi rapitori. A inizio Novecento il museo era gestito da un consiglio d'amministrazione. Gente potente, capitalisti, industriali. Il presidente era Cornelius Willsley dell'International Steel. Il consiglio d'amministrazione usava il museo come copertura per attività sospette. Molte di queste erano gestite dal nostro fantastico architetto Balsamo.
Le donne venivano dalla missione per la riabilitazione degli angeli ribelli. Si dice che il consiglio eseguisse rituali disgustosi di ogni genere su di loro. Troviamo quella vasca di melma e Ilissa. Ah, eccoci qua, la mostra egizia. Quando facevo il dottorato, praticamente vivevo qui. Toglila di mezzo! Attenzione ora. Ecco, ovvio, la trappola ci chiude dentro con i fantasmi. Sarebbe bello se qualche volta fossimo chiusi fuori. Tiri giù la testa. Aia! Mi fa meno male adesso. Ehi, re, come facciamo a uscire dalla mostra egizia? La porta principale è chiusa. È la sala egizia principale? Controlla la parete ovest e deve esserci una porta che dà sulla sala successiva. Ho la parete occidentale diritta davanti a me e non vedo nessuna porta. Beh, io ho le piante qui davanti e... Oh! Ah, ho capito. Intelligente. I fantasmi hanno usato le loro anomale firme dimensionali per creare una leggera ruga nel continuo spazio temporale. La porta è ancora lì. Stai osservando una piega della realtà. I fantasmi hanno rimosso la porta da questo piano di esistenza. Tutto quello che vedo con l'ectovisore è una specie di aurea viola luccicante. Niente poco. È solo un'ipotesi, ma ora che i fantasmi se ne sono andati, la loro influenza sta svanendo. L'anomalia dovrebbe correggersi da sola. Forse è questione di ore. Questione di ore? Ma a me scappa! Vorrei aiutarti, Zed, ma qualsiasi analisi a questo stadio è strettamente teorica. Ok, ma la situazione nella quale mi trovo è biologica, non teorica. Suppongo in teoria vada bene che la melma di carica positiva potrebbe dissolvere la ruga e riportare il tutto allo stato. Ricopri di melma quella maledetta cosa! Bene, grazie mille. E adesso andiamocene da qui. E ora dove è andato Peter? Penso di aver visto per un attimo anche il presidente. Meglio andarci piano con lui, non ha un'aria benevola. Prendiamolo! Ci siamo quasi! Ehi ragazzi, avete trovato Ilissa? Dov'è andato quel fantasma? Non l'avete visto? Ma è appena passato di qua! Deve essere tornato alla mostra gozeriana. È il nostro momento. Vai! Che incubo! Grazie. Proprio le parole che un eroe vuole sentirsi dire dalla sua damigella. Lascia che ti dica che i tuoi occhi sono molto più graziosi quando non emanano luce. Peter, ho fatto una scoperta davvero spaventosa. Ma perché non ve ne andate via tutti quanti?
I dati indicano che il mondo dei fantasmi comincia a premere su vari portali interdimensionali per sfondare nel nostro mondo. Bene, straordinari. Ragazzi, guardate! Ora sta chiamando me. Bloccate le uscite! Non fatelo scappare con lei! Vai con la melma! Winston, portala via prima che l'aggredisca ancora. Tirate il grosso occhio giallo! Sarebbe bello avere quel superpotere. Qualcuno mi spiega come mai la mia biblioteca, il mio museo e la mia parata sono finite nel cesso? Continua a ripeterle, signore, che gli acchiappafantasmi sono solo dei truffatori che vogliono mettere in cattiva luce lei e la città ed estorcerle altro denaro. Salve, Beck. Ho un vestito come il tuo, solo che il mio è blu. Piantatela, tutti e due! Signor Sindaco, si profila all'orizzonte un evento mostruoso. Qualcosa nella mostra del museo ha provocato una situazione medianica sistemica. Sono meccanismi di cui non conosciamo ancora la natura. No, certo che no. Ma si procura un'enorme quantità di energia. Qualcosa sta cercando di abbattere le mura che dividono il nostro mondo da un altro. Quest'altro mondo sta entrando nel nostro. Tutto è cominciato con qualche fantasma e qualche mostro animato. Ma il problema si sta ingigantendo, non sappiamo bene cosa succederà. C'è spazio per una sola città in questa dimensione. Due mondi fisici non possono coesistere nello stesso posto. È l'ABC della fisica delle particelle. Abbiamo dato un'occhiata all'altro mondo, Jock. Non è un bel posto. È come una periferia degradata, molto degradata. Di interi isolati che affondano negli abissi della quinta dimensione. Di scarafaggi grandi quanto dei pony. Panico per le strade. Ti piacerebbe che tornasse di moda la disco? Sarebbe un successone. Ho capito, siamo nei guai. E io cosa dovrei fare? Dobbiamo preparare la città al peggio. La città è responsabilità mia, non vostra. Andate a fare il vostro lavoro e fermate questa cosa. Il rilevatore ha trovato qualcosa. Usa l'ectovisore per rilevarlo. Che ci sarà qui? Questa parte, signori. Beh, all'aria invitante. Sarò in ufficio a sorvegliare Elissa. Non divertitevi senza di me. Ha lasciato una traccia, di qua. Forse non c'è bisogno di dirlo, ma questo è molto strano. Beh, puoi spiegarti meglio? Cos'è strano? Questa rete di gallerie, a cosa dovevano servire? Stavo pensando alla stessa cosa. Potrebbe essere una galleria per lo sfogo del vapore. Niente affatto, Peter. Il disegno e le valvole non hanno niente a che fare con vapore, acqua, gas, elettricità, petrolio, treni, né con la melma. E coi Morlock? I Morlock non gradirebbero queste decorazioni. Non riconosco la lega che è stata utilizzata. Di qua, seguimi. Guarda la traccia, il presidente è andato di là, sta scendendo in questo tunnel. Ragazzi, non trovate anche voi che questo posto sia strano? Di una stranezza familiare? Beh, almeno per un po' abbiamo saputo dove andare.
ci deve essere un'altra via d'uscita. La traccia finisce davanti a questa porta sigillata. Accidenti, non voglio che questo pazzoide scappi di nuovo. Un po' brusco, direi. Ce la vedi con quel muro? Il nuovo cadetto è a posto. Ed è ancora tutto intero. Egon, credo che questo sia un buon momento per dare una regolata al meccanismo. L'invertitore mesonico è estremamente preciso e causa danni notevoli, ma richiede lunghi tempi di ricarica. L'impulso sovralimentato emette una raffica di particelle mesoniche. Puoi azionarli in modo indipendente, ma insieme funzionano benissimo. Puoi usarli anche in coppia. Colpisci un bersaglio con l'invertitore mesonico. Acquisito il bersaglio, ogni particella espulsa dall'impulso sovralimentato arriverà dritta a destinazione. Dobbiamo uscire di qui. Mamma mia, quanta melma nera. Oh, sembra così tanta perché è viva. La colonna fluisce verso l'alto. Se vedi un grosso occhio giallo, infilzalo in qualche modo. Nessun occhio giallo, Ray. Forse è già salito. Beh, questa cosa non mi piace. Ho rubato il posto a qualcuno? Salve, Presidente. Pronto a prendere ciò che ti spetta? Il rapimento è un reato di prima classe, inammissibile nel nostro territorio. Addosso! Così si fa. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Avrei dovuto sistemarvi per sempre quando ne ho avuta la possibilità. Ma sapete una cosa? Metterò fine a questa follia ora. Chiuderò la vostra griglia di contenimento per sempre. Potete dire addio alla vostra licenza permanente, per non parlare della possibilità di altri contratti governativi. Voi mi avete fatto questo e voi pagherete. Accomodati, Peck. Benissimo, ecco fatto. Siete finiti, furbacchioni. Credete di saperla tanto lunga, ma siete finiti. Io posso farvi chiudere bottega e chiudere la vostra stupida griglia di contenimento adesso. L'intera città dovrà pagare per i vostri intrallazzi. L'intera città! Ma così ti ritroveresti anche tu senza lavoro. E sia, io ho ben altro per le mani. E toglietemelo di dosso! Penso che dovremo tenerlo d'occhio. Tu credi? No. Penso che dovremmo tenerlo d'occhio davvero. Cosa significa quel simbolo? Ah, ragazzi. Sono i Denji. Non è una costellazione. È un mandala. Non posso credere di non averlo mai notato. Ok. Fa finta per un attimo che uno di noi non sappia cos'è un mandala. Un mandala è una specie di labirinto di preghiera. E questo sembra un sistema di alimentazione a spirale che accumula energia passando da un nodo all'altro fino alla massima potenza. Prima di morire, Shandor deve aver costruito un meccanismo simile all'antenna sul palazzo di Dena. Direi che adesso è tutto più chiaro. Questo è l'aggeggio che avrebbe dovuto fornire energia alla forma distruggitore? Sì, proprio così, Peter. Beh, dottor Venkman. Prima o poi dovevo imbroccarne una giusta. Calcolo delle probabilità. È solo un'ipotesi, ma forse i fantasmi sono intrappolati nel sistema, costretti a spostarsi da nodo a nodo, e diventano sempre più forti, raggiungendo la fine della linea e... Guardate, il primo portale, la biblioteca. Il secondo, il museo. E il terzo, il Sedgwick.
Quindi il quarto portale deve essere proprio qui. Nel bel mezzo del fiume Hudson. Beh, stando al mandala, sì. Meglio ricalcolare la posizione. Non so, il fiume è pieno di cadaveri, pronti a diventare fantasmi. Ma io che cosa c'entro in tutto questo? Che cosa ho fatto? Tu eri al museo e al Sedgwick. Forse hai agito da catalizzatore, mettendo in moto la catena degli eventi. Stai dicendo che è stata colpa mia? Non è colpa tua. Quello che Egon voleva dire è che deve esserci un collegamento fra te e questa cosa e noi torneremo al Sedgwick a scoprire cos'è. È giusto, cervellone? Proprio così, Peter. Elissa, ti ricordi dove stavi andando quando eri al Sedgwick? Ero di fronte alla porta di una stanza. La 1221. Qualcosa mi spingeva ad entrare, ma mi sono svegliata prima che la porta si aprisse. Sono scappata da lì più in fretta che ho potuto. E poi in ascensore un imbecille ha cercato di abbordarmi. Ok, tu resta qui dove sei al sicuro e non corri il rischio di mettere in moto altre onde d'urto interdimensionali. Raccogli informazioni sul mandala. I ragazzi andranno a Sedgwick. I ragazzi? E tu che farai, eroe? È meglio se mi lasciate dalle parti dell'ufficio di Peck. Qualcosa mi dice che lui non è quel che sembra. Buona idea. Raggiungici all'hotel quando hai finito. Pronto, Capo Fantasmi? Wow, se questo posto fosse più morto dovremmo chiamare un coroner. Egon faceva il coroner. Sul serio? Mi è rimasto l'hobby. Chiuso su ordine della commissione di controllo sui danni ectoplasmatici. Cocodè! L'ingresso è severamente vietato e i trasgressori verranno puniti con una multa e l'arresto. E adesso? Questo avviso è diretto al pubblico. Non si applica a noi. Noi fannulloni lavoriamo per il municipio. Soprattutto gli acchiappa fantasmi. Sfondiamo la porta ed entriamo. Aspetta, ho un'idea migliore. Ottima idea. Questo è deludente. No, deludenti sono i jets che perdono negli ultimi due minuti. Non essere infognati da fantasmi assettati di sangue. Non mi viene da tirar fuori il fazzoletto. Perché l'hanno chiuso? Non avete fatto danni l'ultima volta che siete stati qui. Se questo è un nodo di mandala, cosa importa? Qualche parete bruciacchiata e un soffitto sfondato. Immobili a pezzi, lampadari rotti, dipinti distrutti, vasi in mille cocci, qualche danno strutturale di lieve entità. Grazie, Egon. Voglio dire che qui il problema è molto più serio di qualche lieve danno estetico. È decisamente un nodo di mandala. Se non chiudiamo subito il mandala di Shandor, Manhattan sarà deserta quanto questo hotel, nonché un baluardo di assoluto inconcepibile orrore per i secoli a venire. Ehi, non sborso $2,000 al mese per una casa di 55 metri nel mezzo di un baluardo. Mettiamoci al lavoro! È un'imboscata! Friggeteli! Aspetta un attimo, non credo che siano pericolosi. Probabilmente sono semplici infestazioni residue. Penso che Ray abbia ragione. Non sono ancora entrati completamente in questa dimensione. Sono solo echi psicocinetici, fantasmi di fantasmi, del tutto innocui. Fantastico, speravo di incontrare un fantasma amichevole un giorno o l'altro, ma mi accontenterò di uno innocuo. Rilevo un elevato picco di valenza ai piani superiori. Elissa è stata attirata al 12° piano, cominciamo da lì. Niente. Avranno staccato la corrente quando hanno chiuso. Prendiamo le scale? Beh, potremmo salire a piedi, ma l'ultima volta un animatore di terzo livello ci ha fatto sparire le scale da sotto i piedi. Ah, è vero, l'altra volta tu non c'eri, Winston. Niente scale, niente ascensori. Hai sentito niente? Da questa parte, presto! Abbiamo a che fare con un appostato fisso di quinto livello, siate prudenti. È andato nella tromba delle scale, è in trappola! Aiuto! Gli appostati fissi di quinto livello fanno così per attirare le prede. Il direttore, che ci fa lei qui? Fantasmi! Mostri!
ovunque. Abbiamo sentito una voce, una donna che gridava. Lei è solo. Ho appena detto che ci sono fantasmi e mostri ovunque. L'avrei detto fossi stato solo? Intendeva persone. Allora sì. Credo di sì. Beh, questo spiega tutto. Non abbia paura, signore. Queste sono solo ombre, echi di fantasmi. Non possono farle male. Venga con noi, la porteremo al sicuro. Mio Dio! Qualcuno che conosce? Io... non so. I più anziani del personale conoscono la strega dei ragni, una vedova di professione che negli anni 20 commise atrocità inimmaginabili in una stanza al 12° piano. Cosa ci fa ancora qui? Perché non è evacuato insieme? Sono tornato ieri sera per dei libri paga, ma l'hotel non mi lascia più uscire! Le porte si chiudono e i telefoni non vanno! Vuol dire che ora anche noi siamo intrappolati qui. Speriamo che Peter si accorga della nostra assenza, altrimenti addio weekend. Non è detto. Il 12° piano è il cuore di questo nodo. Se riusciamo a riattivare la corrente, potremmo usare gli ascensori. Ammesso che non ci divorino. Già, ammesso che non ci divorino. Dove sono gli interruttori generali? Abbiamo molto tempo. No, interruttori, nel mio ufficio. Ma dopo l'incendio, per un cortocircuito al 3° piano, il comune ci ha tolto la corrente e non torna. Questa non ci voleva. Dobbiamo rimettere in funzione gli ascensori. C'è un generatore d'emergenza nel locale di servizio della cucina. Era per i blackout. Perfetto, facciamo un tentativo alla cucina. Attenti! Canzone completa. Alcuni di essi si ritrovano in questo piano dell'esistenza contro la loro volontà e non ne sono contenti. Bene, adesso troviamo quel generatore d'emergenza. La cucina è da questa parte? Sì, in fondo al corridoio. C'è nessuno? D'accordo, ragazzi, separatevi. Il locale di servizio dovrebbe essere qui in giro. Questo posto è distrutto. L'avete ridotto così tu e Venkman cercando Slimer? No, è molto peggio di come l'avevano lasciato. Deve essere stato qualcosa di grosso. Quando dici grosso, intendi grosso grosso? Come minimo. Forse anche più grosso. Allora, molto grosso. Il direttore ha detto che la stanza del generatore è qui da queste parti. Cercate la porta. Ehi, il cadetto ha trovato il generatore di emergenza. Deve esserci un interruttore o qualcosa per accenderlo. Com'è fatto? Probabilmente come un interruttore o qualcosa da usare per accendere un generatore. D'accordo, Egon, ma sappi che me ne ricorderò. Che ho detto? C'è molta acqua per terra. Attenzione alle scariche elettriche quando attivate il generatore. Vuoi dire che potrebbe finire fulminato dopo averlo rimesso in funzione? Può essere, la possibilità c'è. Ah, musica per le mie orecchie. Ottimo. Vi consiglio di non mettere i piedi nell'acqua. Mi sembra un ottimo consiglio. Sembra che il problema sia quel cavo elettrico. Tiralo fuori dall'acqua, allora. Finché non tiriamo fuori dall'acqua quel cavo, siamo come topi in trappola. Andiamo, ragazzo. Gli ascensori dovrebbero funzionare, a meno che qualcosa... non importa. Ehi, ragazzi, cos'è questo odore? Da questa parte, presto!
È quello del turno di notte! Sì, ma è solo l'aiutante! Dov'è il capo? Non riesco a credere a quello che ho detto. Conosco quel tizio. È l'avvelenatore di massa, Chef de Porres. Che nessuno mangi niente, anche se state morendo di fame. Io sto per ingoiarmi la lingua, Ray. Può andare? Ho ferito! State sopra di te! Molto bene, la cucina è sgombra. Torniamo agli ascensori. Oh, siete qui! Tutto controllato. Era ora! Ok, sembra che la psicomassa si sia fermata circa 58 metri sopra le nostre teste. Al 13° piano. Questo hotel non ha un 13° piano. Nessun albergo di lusso ce l'ha. Un argomento convincente. Dividiamoci la differenza. Egon, tu e il giovanotto andate al 12° piano. Io e Winston controlleremo il 14°. Vediamo cosa c'è al 12° piano. Egon, cosa dicevi prima del nodo del mandala? Intendi perché vediamo nuovi fantasmi? Sì. D'accordo. Pensa al mandala come a una linea ferroviaria. Alla stazione i passeggeri in attesa, cioè i fantasmi, vengono attirati nel sistema e intrappolati. La loro energia psicocinetica viene concentrata e convogliata al nodo successivo, o stazione, e così via fino ad arrivare al capolinea. Ad ogni fermata, il guardiano del nodo assorbe parte di quell'energia. Questo rende il capostazione più forte e gli permette di controllare i fantasmi e di distruggere chiunque venga in stazione per interferire col flusso di passeggeri. L'energia assorbita dai nodi viene usata per alimentare un punto centrale che rappresenta un rischio letale per il nostro mondo. È più chiaro adesso? FFSS, Ferrovie dello Spettro. Sì, andavi alla grande, ho perso il filo quando parlavi dei passeggeri intrappolati dentro la stazione. Quando è la mia prossima performance? Voglio più stock option. Mia giovane signora, lei è piena di sorprese. Dopo di lei, mia cara. Beh, è stato terrificante. Massima cautela. Magari in questo punto la concentrazione è pericolosa. Strano. È come se provenisse da ogni parte. È impossibile ricavare una lettura attendibile. Ray, rispondi, sei lì? Egon, cos'è successo? Per un minuto vi abbiamo persi. Abbiamo avuto un contatto ravvicinato. Ho altre informazioni sul fantasma della strega dei ragni. Il direttore dice che le autorità non l'hanno mai trovata, ma... I cadaveri erano appesi al soffitto, dissanguati e trascinati per la stanza. Dice che le vittime erano ridotte piuttosto male. Le pareti erano tinte di sangue, immobili come masticati, ammucchiati in un angolo come una specie di enorme nido. Pare che anche la stanza fosse ridotta piuttosto male. Non mi va di essere appeso al soffitto e dissanguato. Chiariamo una cosa, non mi va di essere vandalizzato e ritrovato in cattivo stato. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Andiamo avanti. Ray, rispondi. Sì? Che succede? Qual era la stanza della strega dei ragni? Nella 1221, dopo la stanza è rimasta chiusa fino a circa 5 anni fa, quando abbiamo fatto dei lavori. Hai sentito? Stanza 1221. Penso che... Ehi! Sei pronto? Salute i visitatori. Non siamo soli, quindi.
Il presidente manda me i piccoli spiriti. Loro mi amano, mi rendono forte. Il pavimento sta subendo una metamorfosi significativa. Il mondo dei fantasmi preme decisamente sul nostro. E senza neanche usare un portale. Pessime notizie. Le mie caviglie? Oh, santo cielo, ci conosciamo appena. No, io... Chi... Cosa sei tu? No, aiuto! No, pietà! È il mondo dei fantasmi che entra nella nostra dimensione. Questo deve essere il punto in cui il nodo si focalizza. Ci serve aiuto. Ray, ci sei? Rispondi, Ray! A quanto pare tocca a noi. Troviamo la stanza 1221 e facciamola finita. Vieni a giocare con i miei amici. Dobbiamo passare di qua. 1220, 1222. Ma 1221 non c'è. Dov'è? La 1221 deve essere qui per forza. In questo lavoro non puoi fidarti dei tuoi occhi. Sicuramente è qui, anche se non la vediamo. Ottimo. È sempre stata qui. Beh, all'aria invitante. Vieni da me, piccolo uomo. Non aver paura. Farà per niente male. Vieni a giocare con i miei amici. Voglio pezzi! Ho fatti multiple. Mappa del mandala. Ray, Winston, avanti, ci siete? Egon, cos'è successo? Stai bene? La recluta ha trovato il 13° piano, isolato. Ora i livelli di energia psicocinetica sono accettabili. Questo nodo del mandala è stato neutralizzato. Ottimo! Dove siete? Siamo tornati al 12° piano. Ma qui è tutto normale. Siamo nella sala da ballo Rubino. Ci vediamo alla Ecto 1. Egon, spiegami, perché ci aggiriamo senza meta nella nebbia?
È il nodo finale, Beckman. Chiudiamolo e sigilliamo il mandala con i fantasmi al suo interno. Mi spiace deluderti, Egon, ma io non vedo un mandala. Stavi dicendo? L'isola di Shandor è qui. Troppo instabile. Mi lascio a terra e faccio il giro. Se la Ecto 8 affonda, è la fine. Ray, sei tu il più entusiasta dell'isola fantasma. Perché non mi lasci in barca? Uno fa una gentilezza e in cambio che cosa ottiene? Occhiate sospettose. Andiamo, dai. A nessun altro piace andare incontro alla morte più di me. Qual è la storia di questo posto, Ewan? L'isola è di proprietà degli Shandor da secoli. Il castello è circa del 1860. Ivo Shandor l'ha usato come rifugio, laboratorio e tempio per i membri della setta di adoratori di Gozer. Ok, siamo d'accordo. Ma qualcuno mi vuole spiegare come fa un'isola ad affondare? La notte in cui morì l'ultimo Shandor, la marea salì a tal punto che il fiume inghiottì l'isola. Shandor aveva consacrato l'isola a Gozer e il mondo dei fantasmi se l'è presa. La fortuna della città è che sta in mezzo al fiume e non in centro. Occhio! Oh! Stai bene? Che ti prende? Lo sai che se moriamo non ci pagano. Tutto bene, recluta? Andiamo avanti. Attenzione, non portiamo il casco. Ragazzi, quei detriti che precipitano sono troppo pericolosi. Devo portare la Marine Ecto 8 in un punto più sicuro. Non allontanarti troppo, Ray. Potremmo aver bisogno di te urgentemente. Certo, marinaio Zed. Se hai bisogno di me, suona il corno. Ora è il capitano Ahab. Sta attento, Ray. Continuiamo. Troveremo un punto in cui Ray possa entrare a prenderci più tardi. Guarda che roba! Uno spettacolo da 3 milioni di dollari anche per gli standard di Manhattan. Mi ricorda il mio appartamento. Lo stile degli edifici pubblici di Shandor va dal Federal all'Art Deco. Tuttavia il suo gusto personale provvedeva ovviamente per il nozzeriano. Oh, adesso capisco cosa si intende con antico demoniaco. Questa cosa non mi piace. Ragazzi, ci sono un sacco di Andiamo avanti. Sì, funzionerà. Ne deduco che non siamo i benvenuti. Elissa, la vedo. La vedo anch'io. Indossa un semplice accappatoio di spugna e mi ha portato il caffè. È proprio lei. Identica. Straordinaria somiglianza. È il ritratto della madre di Ivo Shandor, datato 1885. Ma cosa? Elissa è una Shandor? Perché succedono tutte a me? Conosco una, è pazza di me, e poi viene fuori che ha una sorta di fissazione per i lavori domestici. Così torna tutto. Elissa ha attivato il mandala per sbaglio, perché ha sangue Shandor nelle vene. Lei non lo sa. Quando ha steso il suo profilo mi ha detto che era adottata. Che coincidenza, eh? Tu non credi che sia successo tutto per caso? No, qualcuno sapeva e ha organizzato tutto. Il sindaco ha detto che è stato Peck a raccomandare Elissa come curatrice esterna della vostra gozeriana. Ancora Peck? Sempre lui! Ci saranno voluti anni e tanti operai a Shandor per costruire questo posto.
I supporti sono fradici, il cemento è decrepito e le fondamenta sono a pezzi. Da un punto di vista fisico non è possibile che questo posto sia ancora in piedi. Mi sembri sorpreso. No, veramente no. È spaventosamente meraviglioso. Non si può negare la genialità di Shandor. Peccato che l'abbia usata per fare del male. Se solo si fosse dedicato a delle buone cause, chissà cosa avrebbe potuto fare. Una messa nera postuma. Cosa? Sono rimasti fedeli anche dopo la morte? È davvero potente quella chiesa. Ciò spiega come queste strutture stiano ancora in piedi. Oh sì, stabilità eterea indotta da pura concentrazione su volontà postuma. Incredibile. Sì, incredibile. È incredibile che tu possa ancora usare questa parola in simili contesti. Mira in alto! È ufficialmente il momento di andarsene. Guarda che roba! Se il sensore non sbaglia, questo è esattamente il posto che stiamo cercando. Dov'è il Caddy? Ehi, furbastro, vieni fuori. Qui da me, alle spalle. No, indietro, tieni giù quelle tue manate immaginarie. No, non intrappi. Igor, hanno preso Igor, riportatelo qui. Ragazzo, aiutaci. Ok, raggiungi gli altri e fatti aiutare. Sii prudente, non sappiamo ancora con che cosa abbiamo a che fare, ma sembra grosso e quando qualcosa di grosso ti attacca fa male. Sono rinchiuso in un posto buio. Posso a malapena muovere le braccia. Riesci a trovarmi? Ti stai avvicinando. I rumori si fanno più forti. Mi sei sempre piaciuto, più di quanto piacessi agli altri. Continua a cercare, amico. Devo essere qui da qualche parte. Grazie, amico. Stavo diventando rachitico là dentro. Questo posto ha un aspetto piuttosto familiare. Lei starebbe ridacchiato. Tutta quella melma umorale doveva
venire da qui. Guarda, devono averla pompata da qui, dritto nelle fogne. Ora troviamo Igor, poi penseremo a Peter. Essere divorato dalla melma nera. Resisti, Igor! Stiamo arrivando! Grazie, influirà positivamente sull'analisi delle tue prestazioni. In genere trovo stimolante trovarmi a stretto contatto con la muffa, ma devo dire che così è troppo. Avete visto bene? Ecco, veramente... Lo avete cercato? Ecco, veramente... Il rilevatore indica che è da qualche parte in questa direzione. Aiuto! Mi serve una mano! Mi sembra di sentirlo. Siamo in pausa? Sì, quello è proprio Venkman. Siamo proprio sicuri di volerlo fare, vero? Mi serve tutta la nostra forza per chiudere questo nodo. Ben fatto. Sento che la fortuna è dalla nostra adesso. Valla fuori, trova il nodo del mandala e chiudilo. Questo dovrebbe far arrabbiare qualcuno. Ehi, ho da fare cose, vedere gente. Andiamo? Ottimo lavoro. Felice di sentire che Peter sta bene. Cosa fanno? I valori sono alle stelle, come in biblioteca quando abbiamo attraversato il portale. Penso sia lecito supporre che la macchina sulla quale stavo lavorando non avesse scopi amichevoli. È un planetario meccanico, uno strumento usato per prevedere l'allineamento dei pianeti. In questo caso sembra che sia usato per allineare le dimensioni. Non ci tengo che le dimensioni siano allineate. Non siamo vicini a Natale. Questo comprometterebbe le vacanze. Come facciamo a spegnere? Il movimento di quei dispositivi sembra generare una specie di energia, ma non è solo certo. E se provassimo a fermarli? Posso calcolare 54 possibili risultati. In tre di questi casi potremmo sopravvivere. Meglio del solito, direi. Purtroppo hai ragione. Procediamo. Sembra che il movimento delle sfere dia stabilità alla struttura interna. Che succederebbe se si fermassero? Sì, ce l'hai fatta! Come mai chi è abbastanza intelligente da utilizzare la scienza cerca sempre di conquistare l'universo? Io, Ray, nessuno ci ha mai pensato. Aspetta, i pianeti si stanno allineando. Sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. Abbiamo trovato la sorgente della melma nera, Winston. Non che morissi dalla voglia. La stanza si sta riempiendo. Dobbiamo salire su qualcosa. Signori, dichiaro ufficialmente che è stata una cattiva idea. Come il mercato del pesce quando c'è il pesce. Sai che non mi è nuovo? Una putrida massa di odio, bile e rabbia. Non è esattamente Mister Simpatia, no? È il momento di fare il nostro lavoro. Spedirsi la mia. Andiamo! Colpiscilo agli occhi! Agli occhi, recluta! Devo darti meno con l'indio. Alcuna fetta nella risposta. Oh,
punto vulnerabile! Da un punto di vista statistico non è affatto certo. Da un punto di vista statistico speriamo che lo sia. Ok, va bene, che ne dite di quel nodulo anteriore inaccessibile? Quel coso luccicante sulla sua testa, quella è la testa, no? Non credo che importi molto, come facciamo ad arrivare? Dai, resta, fa una corsetta e attira. Eccolo, concentra il fuoco su quel nodulo. Colpiscilo così, non gli piace per niente! C'è cascato! Perché spari a tutto tranne al punto luccicante sulla sua testa? Tutti i nodi sono chiusi. Tasti sono chiusi. Guardi. È lì che devo andare. Il nostro Ivo Shand non ha considerato che si stava mettendo contro via chiappa fantastica. Già, Peck ha commesso lo stesso errore. Dovremmo parlargli. Non dimenticare che la vacanza di Peter è felice. Dovrò fare una lunga chiacchierata con lei. Ragazzi, raggiungete la spiaggia di corsa. Non so fino a quando riuscirò a reggerla. L'intera isola sta affondando. Ray, avvia il motore. Stiamo arrivando a super velocità. Peter, esci di lì. Com'è andata? Era forte? Che aspetto aveva? Avete preso dei campioni? Aveva molti occhi? Sta zitto. Ah, grazie a Dio siete qui. Che succede, Janine? Dov'è Elissa? È scomparsa, l'hanno presa. Era tutto tranquillo e in un attimo era il caos. C'erano fantasmi che volavano ovunque. Janine, calmati. Comincia dall'inizio. Sì. Bene. Ero un po' in ritardo stamattina perché mi si è rotto il tacco di una scarpa e Lester aveva finito la mia tisana preferita. Sapete quanto mi piace la camomilla, no? Beh, allora... Ok, non proprio dall'inizio. Comincia da quando è scoppiato il finimondo. Ok, ok. Allora, mi hanno salito alle spalle e prima di svenire ho sentito Elissa che lottava e gridava «No!». L'ultima cosa che mi ricordo sono le urla dei morti e dei dannati che mi risuonavano nel cervello. O c'è stata un'evasione dal penitenziario di Rikers? O qualcuno ha disattivato la nostra griglia. Di nuovo. Di nuovo? Proprio come Peck minacciava di fare. È buffo. Ho sempre saputo che Peck fosse un burocrate senza spina dorsale. Ma non credevo anche un malvagio occultista. Ma dove l'ha portata? E dove sono tutti i fantasmi? Cioè, senza offesa, se tutti quelli che abbiamo preso sono scappati, chiudo e me ne vado. Già, devono avercela a morte con noi. Appunto. In genere non è una buona idea che le guardie stiano ai bracci della prigione dopo un'evasione. Notizia appena giunta. Mentre le autorità continuano a occuparsi dell'evacuazione di Manhattan, Central Park è colpito da scosse telluriche sempre più forti. Ci chiediamo, dove sono gli acchiappafantasmi? Ho un'idea. È una bella giornata. Perché non andiamo a Central Park? Ci riprendiamo i fantasmi, salviamo la ragazza e torniamo per un pisolino. Che dite? Ok, gli acchiappafantasmi sono tornati. Per una volta, mi piacerebbe fare come gli altri ed evitarli i guai. E il divertimento? Idee su dove trovare Peck e Iris? Temo che avremo proprio bisogno del Super Gabbio. Non sappiamo quanto sia potente Peck. Allora prenderemo la Ecto 1. Guido io. Forse dovrebbe guidare il ragazzo. Nah. Grazie, Winston. Qualche idea? Il giovanotto è agile, nonostante l'acceleratore protonico sulle spalle. Aia! Che botta! Fai il giro e vai ad aprirci il cancello.
Wow! Guardate il fronte di tempesta che si sta addensando su quella torre. Ricordate l'ultima volta che abbiamo visto quel tipo di fenomeno atmosferico? Sì, sull'edificio di Dana Barrett, la notte in cui si è trasformata in un cane. Mandala l'abbiamo chiuso. Com'è possibile che stia succedendo tutto questo? Nel codice gozeriano è scritto che per generare la forma suprema del distruggitore servono un sacrificio di sangue e un'enorme quantità di energia spirituale. Una forma distruggitore ancora? Probabilmente Pekka non ha assorbito abbastanza energia dal mandala prima che lo chiudessimo e ha trovato un'altra fonte nell'unità di contenimento. L'energia dei fantasmi fuggiti dalla griglia potrebbe bastare da sola a produrre un evento interdimensionale. Già, e con Elissa qui i suoi antenati Shandor non saranno lontani. Io vado con la recluta. Meglio non girare da soli in questo posto. Ci ritroveremo un po' più avanti. Felici della nostra presenza. Non li hai visti anche tu? Pensano di essere subdoli. Dividiamoci e attacchiamoli ai fianchi. Bene, giovanotto, sta a te. Massiccia.
Ecco la chiave. È pesante da trasportare. Riportala al cancello e andiamo avanti. Adesso ho capito. Questo non me lo spiego. Quando l'onda negromantica ha evocato ancora Gozer sul nostro piano, perché non ha assunto una forma distruggitore più efficace? Ok, l'uomo dei marshmallow fa paura, ma ci sarà un modo migliore per distruggere il mondo. Semplice. Quando entra nel nostro piano deve essere bloccato in quella forma dal nostro primo incontro. Una forma distruggitore per ogni dio e dimensione, mi piace. È il tipo di simmetria con cui funzionano queste cose. Beh, allora non ho scelto un distruggitore tanto male, no? Guarda, lassù, sta peggiorando. Non è il Central Park che conoscevo. Hai ancora il portafogli? Quindi delle due l'una. O siamo nei guai o siamo la cena. C'è una differenza? Abbiamo provato lo zaino protonico sotto la pioggia? Lo sta facendo la recluta proprio ora. Bene. Un attimo, anch'io ho lo zaino. È vero, Ray. Come va finora? Senti puzza di bruciato? Avverti delle punture dolorose? Sarai il primo a saperlo. O il secondo. Siamo vicini. Mettiti al riparo. Occhio. Eliminato. Avanti, andiamo. Ehi là, salve! Ehi, state bene? Cavolo, in questo cimitero non c'è niente di morto. Grazie per esserci unito a noi. Stanno facendo di tutto per impedirci di raggiungere quel mausoleo. Non posso proseguire oltre. Dovrete scontrarmi la strada. Sì, perfetto. Grazie. Vado avanti. Beh, suppongo che entreremo. Non abbiamo molta scelta. Tagliala tutto, più bello. Momenti di melma.
Voglio vederlo coperto di melma, Cap. La melma è tua amica, ragazzo. Ragazzino! Niente da fare. Questo metallo ha una carica psiconica che lo rende indistruttibile. Beh, suppongo che una situazione così estrema potrebbe danneggiarlo, ma con i nostri mezzi non riusciremo neppure a scalfirlo. Qual è il piano? Ray, voi due controllate di là. Rilevo qualcosa di strano. Tu che cosa ne pensi? Un cancello indistruttibile ancorato a una struttura danneggiata. Forse con qualche buon colpo saltano i carri. Giorno di fuoco. Sono protetti troppo bene. I flussi energetici non li danneggeranno. Sì, prova a colpirmi. Dobbiamo sperare di restare in vita e tenerli lontani da lei. Sono assolutamente d'accordo con lei. Per una precisione, si tratta di un drone di pietra in grado di raggiungere una velocità di 60 metri al secondo prima di colpire il passaggio. Il ragazzo ha niente con me. Grazie per esserti unito a noi. Ci stiamo avvicinando, credo. Ehi, ragazzi, qualcuno ci aiuta? Scommetto che possiamo tirare giù anche questi cancelli. Ehi, Ray, ce l'abbiamo una catena o un verniciere? Beh, no, non avevo previsto di darmi alle scampagnate con la Ecto 1. La ci dovrebbe funzionare. Ok, ragazzo, attacca il cancello al paraurti e io lo butterò giù. Bene così. Legalo meglio, per sicurezza. Non male. Da questa parte, signore. Grazie. Ben fatto. Andare sottoterra ora non è una buona idea. Dai, Spengler, il viaggio è la parte più bella. Guarda quello. È la prossima meta. Hai mai l'impressione di essere osservato? Egan? Cosa? Shh. State pronti. Stessa tecnica di prima. Legami di nuovo. Ci penso io. Giusto. Mi lancio. Accidenti. Beh. Questa volta è incastrata sul serio. Ecto 1. È robusta, ma ha preso una bella botta. Puoi rimetterla in sesto? No, niente da fare. È andata, ragazzi. Non mi va di lasciarla qui così. Lo so, Ray. Questo quartiere si sta proprio degradando, ma dobbiamo andare avanti. Dovremmo proseguire a piedi. Alcuni di noi camminano dall'inizio. Occhi aperti, mi raccomando. Abbiamo... Lo sapevo. Dovremmo pentirci di non aver portato il supercarico. Gran lavoro. Vai, che spalle. Oh! Una nuova tattica. Cosa apriamo i cancelli? Le tacche luminose sono senz'altro degli osservatori. Vero? Oh, certo, in effetti. E dove sono le chiavi? Sinistra. Ehi,
strada. Prova a gridare. Agli addosso. Dobbiamo trovare la loro fonte di energia craniale interdimensionale. Deve essere la chiave. Il ragazzo ha in mente qualcosa. Spettacolare. Ben fatto! Fantastico. Quei ragazzoni ci sono stati molto utili. La squadra è ancora in gioco, non c'è dubbio. Eccitante e anche rischioso. Ehi, Nessa! E Peck? Approfittiamone, due bestie affoni, non lo saprà nessuno. Piano, Beckman, sembra proprio che Peck sia stato usato. Non avrei trovato davvero parole migliori. È il sindaco. No, Ray, non è lui. È Ivo Shandor. Shandor ha posseduto il sindaco e ha mandato Peck a rallentarci. Quando abbiamo chiuso il mandala prima che potesse caricarsi, ha liberato i fantasmi dall'unità di contenimento come fonte di energia alternativa. Non male! E tu saresti quello lento! Ehi, cosa? E chi lo dice? Tutti! E lei che cosa c'entra? Ho dovuto prenderla. Per assumere la forma distruggitore mi serve sangue. Sangue mio! E Gozer allora? Pensavo che questo fosse per lui. Già, ma lui mi ha deluso. Due volte! Altro che distruggitore, testa di rapa piuttosto! Comunque mi sono detto... Perché adorare un dio, quando puoi diventarlo? Vedi me il macchio. L'impulso e incroceremo i flussi con la funzione cono d'urto. Il mio non si spegne, vai! Anch'io! Neanche io, cioè! Di chi è stata la decisione di rinforzare gli spallacci? Ehi, Shandor! Dov'è la tua forma distruggitore adesso? L'hai lasciata nell'altra giacca? Io sono il distruggitore! Io sono l'architetto! Finito il riposino? Oh no! Questo è male! L'architetto? Quelli non fanno paura, sono i geometri che ti ammazzano! Peter, non capisci? Lui è l'architetto e controlla il mondo dei fantasmi! E può entrare nel nostro mondo. E cosa fanno gli architetti? Hanno dei portamini. Asfalterò i vostri campi per costruire un mondo nuovo. Riempirò i vostri mari di cemento e pietra. Ehi, dacci un taglio. Ma tu parli sempre? Sì. No, ascoltate. Rovescerò il vostro mondo con putrelle d'acciaio e lastre di vetro. Sono solo minacce da supercriminali, Ray. Quei tizi parlano tutti. Ghiaccerò il vostro mondo sotto il peso delle mie città. Offocherò le vostre creazioni sotto le mie. Farlo ricaricare. Giù! Ok,
arrivano! Corri! Roberto! Sta proteggendo! Non dargli tempo di suonagliele! Illumina! È il momento! Incrociate i flussi! Mangiamo dei a colazione. Disattivo il blocco dell'incrocio dei flussi. Non credevo che l'avrei detto ancora. Incrociate i flussi. Mangiamo dei a colazione? Ho esagerato? No, mi è piaciuto. Sei salva adesso. Tiratemi giù di qui. Ti prego. Novello, tocca a te. Tiratemi giù. Ci rivedremo ancora, di sicuro. Fantasmi, ragazzi! Che ci fate qui? Anzi, che ci faccio io qui? E dov'è qui? È stato vittima di una possessione transdimensionale. Che significa? Che un malvagio fantasma ha girondolato col suo corpo per un po'. Oh, se n'è accorto qualcuno? La mia reputazione? Beh, è stato rieletto. A proposito, sei di famiglia Shandor? Sì, c'ero arrivata.